utilizzano la mascherina anche all'aperto, passeggiando, a prescindere se si entra o no in un negozio. E questa è l'immagine di questa mattina di cittadini e passanti nel quartiere Carmine a Salerno, dove dopo qualche giorno di stop, ma tanto rumore e tantan di passaparola per il riscontro in zona di alcune persone risultate positive al Covid, tutto ha ripreso il suo cammino. Forse perché c'è maggiore chiarezza, seppur sempre in assenza dell'ufficialità delle notizie. Sono 5 le persone contagiate dal Covid tra Via Prudente e Via Paolo De Granita, dove dopo il caso della bancaria restano ancora abbassate le sale cinesche di 2 bar. E di ieri la notizia di altri contagi, uno riconducibile al barista del quartiere Carmine ed un altro un commerciante che ha un'attività di prodotti caseari nel quartiere Mercatello. Si aggiungono a quelli di San Valentino Torio e Casalvelino ed uno di Angri. Ci sono stati effettivamente questi casi che sono stati dall'ASL certificati. Al momento il quartiere è in più che altro è preoccupato, anche se devo dire la verità, la situazione è sotto controllo perché sono stati individuati, è stata fatta tutta la catena di contatto, pertanto la situazione al momento sta rientrando, anche come casistica per la verità non si stanno registrando casi eccessivi, ma è ben sotto controllo. Le persone che sono venute a contatto con queste persone positive, lo ricordiamo, una bancaria, un pasticcere, un barista, sono state tutte sottoposte al tampone, sono risultati negativi, ovviamente saranno effettuati successivi controlli. Bisogna stare tranquilli, ma dall'altro lato bisogna sempre ribadire che occorre cautela. Assolutamente, la cautela è importantissima, utilizzare la mascherina, mantenere il distanziamento, diciamo tutte le misure fra virgolette che consentono quantomeno di tenere quelle precauzioni valide affinché non si sviluppi un focolaio. Questo è il concetto che deve pervadere le persone. Un dato certo è che il Covid non è scomparso e che la convivenza con il virus significa non abbassare la guardia. Ne sono più che convinti soprattutto i commercianti della zona Carmine, come il libraio che si trova con la sua attività proprio nel cuore dove sono scoppiati i casi positivi. Sì, però normalmente per quanto riguarda la nostra situazione è normale, non è che è cambiata molto, perché noi comunque la vita quotidiana tutti i giorni è uguale a quella della stessa che vivevamo durante il lockdown. È ovvio che praticamente purtroppo c'è stato il problema che è stato più che altro il problema del populismo e da quello che praticamente hanno potuto creare attraverso i social con le false notizie. I giornali stessi purtroppo qualcuno ha dato qualche falsa notizia tipo zona rossa e quant'altro che poi il nostro sindaco ha provveduto a smentire. Però noi stiamo lavorando normalmente, non stiamo avendo ripercussioni per quanto riguarda l'attività stessa. Prima di terrore, è da venerdì che la gente non si fa proprio vedere, ci sta proprio deserto, come avete potuto notare. La gente ha paura, che poi non è vero nulla, se ci sta un caso penso che ci sarà da tutte le parti. Che non dobbiamo dimenticare che il Covid non è scomparso, cioè, quindi bisogna attuare le precauzioni per evitare di contagiarsi. Certo, quello che dicevo io, basta che uno usa la mascherina e la distanza, io penso che è normale la cosa, no? Che la gente comunque non è che poi tanto corretta nel comportamento, quindi come era prima così è continuata la storia, solo un giorno è durato, solo il sabato, all'interno si è un po' movimentata la situazione. Poi tutto normale, fino ad oggi è ancora tutto normale. Le sembra un paradosso? Le persone si allarmano subito quando sentono che c'è qualche caso positivo nelle zone dove si vive ed è lecito, però poi dall'altro lato vediamo anche persone senza mascherina che non sono attente. E quello è il problema, finché non tocca loro va bene così.